più mi dispiace per il meschino che ho spedito al Camposanto. Che non volevo. Lo posso giurare su quanto di più caro. Ma la vita non ce la si fa ad addomesticarla. Nasce selvaggia come il lupo e selvaggia come il lupo vuole morire. Ma presidente, ci voglio dire che come uomo mi è simpatico. Ma se rinasco, ci sparo un'altra volta, questo è sicuro. Perché se io quella sera ammazzavo il presidente, io facevo un cambiamento. Fermavo il mondo con tutte le sue storture. Ci siamo visti come siamo combinati. Tutti in fila, pronti per la tosatura, stimati al peso come le pecore. E ci siamo svenduti la lana per un bicchiere di vino annacquato. A questo porta il capitalismo. E invece di vedere come funziona la trappola, ve la prendete con Giuseppe. Dite che Giuseppe è pazzo. Dite che Giuseppe è pericoloso. E non vi salta agli occhi neanche per un momento che i pazzi veri sono loro. Loro hanno le mosche nella testa. Loro sono pericolosi. Bruciano il grano. Per fare il pane ci serve il grano. E bruciare il pane è peccato mortale. Ma loro lo bruciano a tonnellate perché dicono che se c'è troppo grano il prezzo si abbassa e non conviene più a coltivarlo. Se non è un pensiero da squilibrati questo, e ditemi voi che cos'è la pazzia. Dove c'è la fame ci serve il pane. E a coltivare il grano conviene sempre se col grano ci vuoi fare il pane. Ma siccome loro col grano ci vogliono fare i soldi, e allora non conviene più. Il soldo gli interessa, il pane e la fame no. E si capisce, perché finché il soldo vince sul pane ci saranno i ricchi, e ai ricchi ci serve che ci siano i poveri, come alla mosca cavallina ci serve che c'è il mulo per succhiargli il sangue. Quello si ammazza di fatica e loro ingrassano. E nessuno che si alza a dire basta! Basta! A bruciare il grano! Il soldo bisogna bruciare, non il grano! Se gli diamo fuoco al soldo, che gli resta per farci soggezione? Non gli resta niente! E il creato rinsavisce, garantito! Se al soldo gli facciamo fare una bella fiammata, ma bella grossa, liberativa, cambia tutto, cambia il mondo. Mio padre mi massacrava di botte, perché era povero e la fame gli aveva dato alla testa. E io ho preso bastonate tutta la vita e pensavo che me le meritavo. E più me ne davano, più me ne aspettavo. Ma poi ho capito che io sono uno e voi siete tanti. Ma non vuol dire che avete ragione. Ho capito che la strada dietro di me è tanto lunga, ma io posso dire da qui in avanti. Da me in avanti, io cambio, dico diverso. Arrivederci a tutti i poveri del mondo. Viva l'Italia. Grande Peppino Mazzocca, grande, bravissimo, grazie.